abbiamo cercato di dargli un'umanità che non so se in realtà gli appartiene. Sì, sì, lo so, ma sto dicendo quello che penso. In realtà parlo del mio, Teodoro Guerrieri è un personaggio molto, molto pacato, un uomo molto, molto buono, non lo dico ironicamente, è un uomo che ha un gran cuore. Ha questo piccolo problema che quando appare una telecamera si trasforma un po'. Ricordate quel personaggio di Charlie Chaplin che di notte si ubriacava e diventava buonissimo e la mattina invece quando era sobrio diventava cattivissimo? Ma gli succede un po' questo, insomma, vabbè, la storiografia mondiale da Jekyll and Hyde. È così, lui, e non mi sembra una cosa da sottovalutare questo fatto che quando c'è la presenza di un filtro social, li chiamano, insomma, cambiamo un po' tutti, no? E mi sembra questo il segno della politica di oggi, questa cosa che noi abbiamo voluto in qualche modo ironicamente sottolineare è proprio questa. In realtà sono dei personaggi, secondo me, fanno tenerezza. E noi mazzoliamo in questo film un po' tutti, insomma, da destra a sinistra, i vecchi politici, l'opposizione che ne esce, insomma, anche il Presidente della Repubblica in qualche modo, insomma, forse l'unico che sicuramente l'unico che veramente si salva è il protagonista, perché è molto naif, ha un obiettivo molto concreto e lo persegue con amore e per amore.